Savoretti Mirko di Monastir Treviso, Cesini Marco dell'Ancona 2000, Porrozzi Leonardo Santerminio e Benedetti Emiliano La Pineta Roma, La Pinetina. Foglia Alessio San Buceto, Scotoni Fausto Trevana Perugia, Girolimini Silvano San Giustese, Patrignani Federico ancora dell'Ancona 2000. Vi diamo intanto il benvenuto da tutta la direzione, dalla regia, da una squadra completamente nuova, sotto la regia attenta, precisa di Francesco Castorà, che tutti noi conosciamo. Collabora per la prima volta Davis Fioretti al microfono e Leonardo Stacchiotti al movimento Camera. E abbiamo qui insieme a noi, come ospite d'eccezione ed onore, il presidente della Virtus L'Aquila, Dino Tarquini. Dino, un saluto. Tutti questi complimenti che sono assolutamente immeritati. Semplicemente una persona con la voglia di collaborare per cercare di portare avanti sempre, sempre di più questa nostra volontà di migliorare quella che è la visibilità del nostro mondo e del nostro movimento. Quindi speriamo che questo nostro intento vada a buon fine e magari con un occhio un po' più attento a quello che può essere un commento a tutto quello che, almeno da parte mia, a tutto quello che è il movimento, il mondo delle bocce, rispetto invece, ecco, a una cronaca pure semplice che magari faremo tutti insieme della partita, magari anche della stessa partita, aver modo di valutare degli aspetti che vanno oltre alla tecnica pura, psicologici o d'ambientazione, perché no, per cercare di portare nelle case degli amici che ci guardano quella che è l'atmosfera vera che si vive dentro i campi. Quindi questo cercheremo di fare e speriamo di riuscirci. Sì, se permetti Dino, un'osservazione anche nei confronti dei nostri ascoltatori. Noi cercheremo anche di interagire con la chat quanto possibile se avete delle domande o comunque delle osservazioni da fare. Noi vi seguiamo, leggiamo e cercheremo poi di rispondere puntualmente. Intanto cominciamo con la cronaca. Il primo tiro tra Cesini e Savoretti è stato fatto e ha raccolto Marco pallino fuori, sì, il primo tiro praticamente si è concluso con, è stato annullato il tiro, Sì, Savoretti ha buttato Savoretti ha fuori. buttato fuori il pallino perché si era creata una situazione di due bocce di svantaggio, perché era partito con un liscio e poi ha giocato una boccia lunga, quindi poi con l'ultima boccia utile ha annullato il pallino e quindi si riprende il tiro. Questa è una partita, consentimi, che io seguo con particolare interesse Perché di e no? non sto Perché? ne, e non sto ne, perché sono due bravi giocatori, perché c'è in campo un giocatore molto spettacolare. E perché in prospettiva futura a me interessa valutare una serie di situazioni, di comportamenti che sono sì di tipo tecnico o come dire, di svolgimento della partita, ma perché no anche di situazionali, come li chiamo io. È particolarmente interessante, credo, questo confronto perché Mirko Savoretti si trova di fronte un giocatore con una forte personalità e queste secondo me sono le occasioni in cui veramente si vede Il vero campione. il vero campione oppure quali sono eventualmente le cose positive come dire, da spingere, da incrementare e magari, perché no, qualche aspetto negativo sul quale eventualmente immodestamente poter intervenire, perché credo poi il ruolo di un tecnico di una squadra sia anche questo, insomma, non Certo. tanto un giocatore di questo livello non gli si può dire come deve tirare la boccia, ma magari situazioni, altri tipi di situazioni possono essere interessanti. Sì, come hai detto tu, due giocatori dalla forte personalità,
Marco Cesini, il capitano dell'Ancona 2000, che quest'anno ha raggiunto la promozione dal campionato di Serie B nella massima categoria in Serie A e che quindi potremo rivedere questa partita nel prossimo campionato. Sono due ottimi giocatori. Un appunto sui campi dove si stanno giocando le partite. L'abbiamo visto subito dal primo tiro, il pallino è uscito fuori con una raffata potente da parte di Savoretti. Sono campi molto duri dove è possibile annullare abbastanza facilmente, tra virgolette, perché comunque si tratta, di colpire il pallino. E comunque, ecco, l'annullamento del tiro è possibile buttando fuori appunto il pallino perché sono corsie molto dure, corsie del colorificio ma difficoltose all'accosto, l'avrete potuto notare da questo primo tiro, presentano dei difetti abbastanza non accentuati ma sono tanti piccoli difetti in mezzo al campo con degli avvallamenti, quindi non è facile tenere una media alta, l'abbiamo visto anche questa mattina nel corso delle fasi del girone eliminatorio. Qui a Corridoni hanno vinto un girone, l'ha vinto il girone di Mini Silvano facendo una sola partita, battendo in finale il girone di Palma Fabio, e l'altro girone l'ha vinto Federico Patrignani su Viozzi Fontespina. Vediamo questo primo tiro, va, raccoglie il punto, probabilmente l'arbitro si appresta a misurare, ma dovrebbe essere ad occhio verde. Conta per 2 punti, Sì, quindi un punto un punto è stato già già giudicato, adesso giudicato. misura il secondo per capire se è stata un'ottima bocciata di Mirko che ha tirato l'ultima boccia sotto Scaricato. mano cercando lo scarico. E adesso vediamo un attimo il responso se aggiudica un punto o 2 punti. Intanto posso, pur essendo di parte, fare i complimenti a Francesco perché devo dire, anche se questo non è un impianto dove normalmente, insomma, da dove normalmente vengono trasmesse le dirette, devo dire che già dalle prime inquadrature ho potuto vedere che c'è una copertura Pressoché totale. totale, chiara, nitida, che fa capire veramente lo svolgimento del gioco nei minimi dettagli. Quindi, insomma, su questo non avevamo dubbi. I No, dubbi, assolutamente. i dubbi li abbiamo sul nostro. Esatto. I dubbi erano sugli aiuti, sulla manovalanza. Sì, ma insomma speriamo che anche noi che siamo la manovalanza, pian piano riusciamo ad avvicinarci a quelle che sono le potenzialità di Francesco, insomma voglio dire. Sì, il commento che mi arriva da dietro le spalle sarà dura, fatto da uno disinteressato, Castura mi pare si chiami, quindi questa è la situazione. Totalmente disinteressato. Sì, al di là insomma, dello svolgimento di queste prime fasi della partita, insomma, che sono interessanti, ma non vorrei, Davis, che ci limitiamo veramente a dire preso o non preso, oppure Certo, Cesini boccia, certo. oppure va punto, vorrei fare una considerazione su questa manifestazione che secondo me è di altissimo livello. La gara di oggi è intitolata Trofeo Festa della Repubblica, sesta edizione Memorial Gino Mariani. È stata la manifestazione è stata preceduta da una gara nazionale per le categorie B, C e D che si è disputata ieri, anch'essa denominata Coppa Festa della Repubblica. Oggi è il Trofeo Festa della Repubblica, mentre ieri era la Coppa Festa della Repubblica, magari con dei premi bellissimi, magari ci torneremo su anche per dare il giusto risalto a chi ieri ha Esatto, vinto. che se permetti dico già chi ha vinto perché ha vinto una coppia di Corridonia, quindi del posto, Orlandi Marinangeli, che tra l'altro reduci da un secondo posto a Terna domenica scorsa nei campionati italiani di Osimo, quindi a coronamento di un'ottima stagione fatta da questi due ragazzi giovani. A te la parola, Dino. Sì, no, stavo intanto guardando con interesse particolare. Vabbè, magari seguiamo qualche piccola fase di gioco, poi ritorniamo su altre considerazioni. Mirko sta difendendo un Punto punto intorno con a una boccia, 60, sì, sì. non è,
non è il massimo, però avendo il vantaggio di bocce ha impostato il tiro per cercare di difenderlo e raccogliere ancora una volta. Vediamo, sì, Cesini accosta l'ultima boccia. Sembra buona. Sì, sembra buona, il punto è preso. Quindi aspettiamo questa bocciata anche per capire il punteggio, perché in realtà ci siamo persi il passaggio, non siamo riusciti a capire se il punteggio è di 2-0. Sì, mi conferma 2-0 per Savoretti. Quindi Savoretti ha la possibilità di realizzare il terzo punto. Presumibilmente tirerà sotto mano. Vediamo. È fuori. Sì, e quindi si va sul 2-1, 2-1 per Savoretti. E quindi stavo guardando anche l'albo d'oro di questa manifestazione, che essendo la sesta edizione ha avuto inizio nel 2007 con la vittoria di Moreno Capponi, che all'epoca era proprio un giocatore della società Corridonia. Poi nel 2008 Gianni Magnaterra di Castelfidardo Ancona, nel 2009 Giuliano Di Nicola della Virtus L'Aquila, che è in finale anche oggi, tra i 16 anche oggi, nel 2010 Gianluca Formicone, che oggi non ha partecipato a questa gara, è sempre della Virtus L'Aquila, nel 2011 Rodolfo Rosi di Colbordolo. Quindi avendo tu elencato i finalisti di oggi, sì, abbiamo anche oggi la quasi matematica certezza che sarà comunque un nome di spicco, di spicco ad aggiungersi a questo albo d'oro. In effetti nel quadro finale ci sono ottimi giocatori di livello assoluto. Sono 5-6 giocatori di A1, 7, certo. 7 giocatori di A1. Quindi oggi con 3 gare del circuito sparse in tutta l'Italia, credo che avere in finale 7 giocatori di A1. Forse oggi il sorteggio è stato particolarmente benevolo verso la società organizzatrice per consentire ci potremmo anche riallacciare al discorso delle teste di serie, famose teste di serie. Credo avremo tutto il tempo per fare questi ragionamenti, però insomma ecco, affidarsi alla casualità per avere una finale con dei nomi di grido è veramente un peccato. Seguiamo un po' la partita, Davis, sì, se tu sei d'accordo. Sì, sì, assolutamente. Anche perché verifichiamo lo stato di forma dei due giocatori. Dei giocatori, sì. Anche in vista anche in funzione della classifica FIB, dove Savoretti è attualmente credo quarto in classifica. A pochissimi punti da Alfonso Nanni, quindi è comunque seguito da Gianluca Formicone, che insomma credo abbia come sua aspirazione cercare di... Dino, Gianluca è andato a giocare dove? Gianluca giocava in... credo la gara fosse in Emilia-Romagna, se non sbaglio. Sì, forse poi dobbiamo anche fare un quadro di questa situazione. Sì. E avendo pronunciato... era un discorso che volevamo affrontare dopo, Davis, però insomma non è, credo sia d'obbligo, ma anche insomma moralmente dovuto fare qualche piccola considerazione su quello che sta succedendo ai nostri amici dell'Emilia Romagna. Certo. Noi parliamo di bocce, quindi facciamo riferimento agli amici delle bocce, insomma credo che sia quello il nostro compito. Ho avuto modo di parlare con diversi amici, in ultimo col presidente del comitato provinciale di Modena, Maurizio Andreoli, il quale mi ha rappresentato un po' qual è la situazione. Ti devo dire, avendola vissuta direttamente nelle nostre zone, noi, magari anche voi avete esperienza nelle Marche in questa cosa, la nostra è un po' più recente, credo veramente dobbiamo pensare e tutti insieme, noi all'Aquila l'abbiamo già fatto proprio perché siamo stati toccati più recentemente a questa cosa, ma dobbiamo pensare tutti insieme a fare qualcosa per gli amici bocciofili coinvolti in questo dramma. Quindi io credo nei prossimi giorni,
oggi cogliamo l'occasione per lanciare questa idea, ma magari sul forum nei prossimi giorni Potremmo attivarci per. potremmo avviare un'iniziativa per fare in modo che, insomma, di dare un aiuto concreto agli amici che hanno subito questa calamità. Non ho idea delle forme, insomma, noi abbiamo già fatto qualcosa direttamente, ma direttamente significa verso il Comitato Provinciale di Modena, perché io credo che questo sia il modo per far arrivare Veramente a veramente, destinazione gli ma, aiuti. non, ma a destinazione intendo, senza, non ho dubbi che tutto quello che è dato va a Arrivi. destinazione, ma più che altro Mirato. mirato, esatto, più che mirato, nel senso quali sono le reali esigenze e a quelle mettere riparo, Sì. senza Aiuti intermediazioni, concreti. senza intermediazioni, sì. Quindi credo che, ecco, Cesini comunque Ha ha raccolto due raccolto punti, due si è punti, si è portato. portato in vantaggio sul 3-2 e adesso per qualche minuto seguiamo, insomma, con interesse veramente la partita perché credo che meriti. E intanto cerchiamo di darvi anche un aggiornamento sul punteggio degli altri tre campi che stanno giocando in contemporanea. E vediamo la prima boccia di Marco Cesini, Sì, Marco molto buona, molto vicina. Sotto Cesini ha scelto il gioco sotto le le tavole. tavole, che probabilmente da ottimo puntista qual è cercare di tenere il gioco più chiuso, magari Sì. cercare qualche incastro o situazioni di questo genere. Ma effettivamente anche questa mattina si è visto un gioco prevalentemente sotto le tavole laterali e anche a detta di un giocatore esperto come Silvano Girolimini, che appunto ha vinto il girone, sembrerebbe che questi canali presenti sotto le tavole, non in tutti i campi ma in alcuni, diciamo che sia il modo migliore per impostare un gioco quanto più vicino al pallino. Colgo l'occasione perché è entrato in questo momento nella nostra postazione Gianluca Monaldi e gli diciamo di intervenire anche in merito alla notizia che Certo, è è solo per recente. quello che gli abbiamo Qualcuno, chiesto. un uccellino ci ha detto che sei volato a Montegranaro. È vero, è stata notizia di questi ultimi giorni, è un pezzo che eravamo in contatto, è un pochino che eravamo in contatto e niente, siamo giunti all'accordo e speriamo di fare una bella annata insieme, sono tutti ragazzi, tutti più giovani di me, quindi sicuramente sarà un'esperienza bellissima. Sì, ma oltretutto credo tu hai già fatto esperienze nel campionato di Sì, ho Serie A e io fatto. ricordo benissimo con ottime prestazioni, quindi quantomeno hai già dimostrato che il carattere per giocare a quel livello di competizione, oltre alle capacità naturalmente, ma io credo che a quei livelli poi può sembrare paradossale, ma secondo me conta più il carattere che non le capacità. Quindi, oltre alle capacità che sicuramente hai, credo tu hai già dimostrato di poter competere caratterialmente a quei livelli. Sì. Quindi, la cosa che ti volevo chiedere è come, anche perché è notizia certa che anche Luca Santone farà parte della formazione di Montegranaro. E questa situazione che cosa determinerà? Questi nuovi arrivi, un aumento degli atleti, della rosa del Montegranaro o è il preludio a qualche altra uscita? No, 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 no. In questo momento siamo in cinque e penso che tutti e cinque, cioè, giocheremo per la squadra e giocheremo insieme. Quindi ognuno avrà dei ruoli diversi, ma penso che tutti daremo il nostro contributo per fare una bella annata. Va bene, se vuoi rimanere con noi a commentare qualche partita, visto che oggi non sei in finale, a noi Purtroppo veramente. ho perso. Va bene. Allora, se vuoi rimani perché Sono insomma, qui adesso. noi cerchiamo di Ok. più che fare una telecronaca pure semplice di quello che succede, ma veramente di intrattenere chi ci ascolta con notizie e considerazioni di quello che è il nostro mondo, di quello che è il mondo delle bocce. Quindi vediamo un attimo come si svolge questa partita. Quindi,
Adesso vediamo se questo incontro va sul tre pari, aspettiamo la misurazione e poi riferiremo. Intanto possiamo dare un aggiornamento degli altri campi Sì, adesso. intanto in contemporanea si stanno giocando le altre tre partite. Renzi del Gatto 5-1 il parziale a favore di Renzi, Scotoni Foglia 3-2 per Foglia e Brutti Cappellacci 3-2 per Cappellacci in contemporanea. Sì. E in questo momento abbiamo visto che Savoretti ha pareggiato il conto, quindi tre pari con Cesini, imposta il tiro sul lungo, quasi 24 metri, sì, al limite proprio della riga dei 24 metri, vicino all'asse destro. Solita concentrazione da parte di Mirko Savoretti, che lascia la boccia in maniera, direi, stilisticamente perfetta. Si avvicina, sembra buona e si ferma intorno ai 40 centimetri circa, 50. Comunque è una distanza considerevole, Sì, quindi intendo rapportato ai come campi, rapportato rapportato ai alla campi, distanza. quindi credo insomma che sia un ottimo punto, anche se naturalmente, Difendibile. sì, anche se naturalmente Cesini Lo conosciamo e. cerca di cambiare appunto, diciamo che Infatti in boccia è andato in porta. boccia, però con il tiro è valido, ha creato un bersaglio, quindi credo che abbia. Il gioco può andare, ecco, a seconda di come colpisce, c'è un bersaglio leggermente aperto. L'arbitro di partita, signor Emiliani. Cesini si appresta al tiro. Sopramano. Pallino nullo. Un altro tiro nullo è il secondo della partita. Io credo che proprio per la considerazione che hai fatto tu rispetto ai campi, anche qui andrebbero quantomeno sperimentati i famosi pallini No no fly. fly, sì, perché al di là di tutte le considerazioni, io credo veramente siano uno strumento utile, e per rendere il gioco tecnicamente meno influenzato da situazioni anche di fortuna, perché no? E poi soprattutto per fare in modo che le partite Quindi non si non protraggano troppo a lungo e. esatto, perché ecco, vediamo una partita normalissima che insomma siamo sul 3-3, già 2 volte Pallino nullo. è stato annullato il pallino, e questo comporta una di quelle cose che comporta uno slittamento dei tempi che poi si ripercuote sull'intera manifestazione. Sì. E questa è insomma, quella della durata, non dobbiamo nascondercelo, è uno dei problemi più grossi che abbiamo come sport, perché negli altri sport tutti sanno quando, o almeno in quasi tutti, quando iniziano, a che ora inizia la manifestazione, tutti sanno a che ora finisce, e noi insomma, noi È non. È un'incognita, è un'incognita, un'incognita. e questo che cosa determina? Veramente determina incertezze, determina, secondo me, la scarsa presenza di pubblico nei momenti clou della Nella parte finale manifestazione. proprio della Sì, manifestazione. perché. In effetti, una maggiore concentrazione di pubblico si ha intorno alla quinta, sesta partita, 6 a 128, quindi massimo semifinale. La finale. Di solito è seguita molto di meno, per poi la gente andare via addirittura nei momenti della premiazione. Se vogliamo Questo tradurre in cose pratiche, prima dell'ora di cena, c'è la prima dell'ora massima di cena, concentrazione. esatto, esattamente, prima dell'ora di cena, quindi si cerca di studiare anche nuove formule, ad esempio riporto un esempio che conosco perché lo fa una società che mi è vicina, che conosco bene, che è la Jesina, del Comitato di Ancona, che sono 2 o 3 anni che praticamente stacca la semifinale dalla finale e in mezzo ci mette il buffet. Quindi invogliando lo spettatore a rimanere per poi prendere visione della Sì, finale, che è un'unica partita, 2 partite quindi categoria B e CD, subito dopo il buffet. Quindi è invitato, si ferma, mangia.
di solito, perlomeno per quello che ho potuto constatare, questa è una formula che funziona perché il pubblico rimane volentieri. Credo sia un'ottima idea, ho visto che anche oggi è in programma un rinfresco, un buffet alla fine comunque alla fine della gara, ma anche questo, sì, me lo conferma il regista, che il responsabile dello staff tecnico, mi conferma, lui non aveva guardato neanche il manifesto della gara, la prima cosa che aveva notato, sulla quale si era incentrato, era il buffet a fine gara, quindi mi conferma e vi confermo che ci sarà un buffet a fine gara, anche se magari poco interessa agli spettatori questa cosa. Sì. Scusa Dino, leggo la chat e vorrei rispondere a Raffa 74, che mi sembra di aver capito che sia la moglie di Mirko, non la conosco di persona, ne approfitto per salutarla, perché mi chiede praticamente che non riesce a seguire la partita e chiede se appunto Mirko continua ad essere impreciso come questa mattina. Dunque, noi questa mattina non l'abbiamo visto, però stiamo vedendo un Mirko che va a tratti, Dino. Sì, visto già sono diverse bocce e quasi tutte le ha giocate lunghe. Adesso non so se è per un problema di diversa scorrevolezza magari rispetto ai cambi di stamattina o per problemi magari di avvallamento, perché vedo per esempio nello stesso anche Marco ha fatto una boccia, sì, addirittura più lunga di quella di Mirko, quindi stanno giocando un po' tutte e due a fasi alterne, tant'è che insomma il punteggio di parità, o sono comunque tre pari più questi, vediamo, diciamo come. Che non è un livello eccelso, non comunque pari al loro livello. Non stanno giocando al loro livello, però c'è anche da considerare, per carità, che è l'inizio, è la quarta partita e insomma già il fatto di essersi fermati comunque per il pranzo o comunque per mangiare qualcosa e ripigliare, c'è sempre, riprendere a giocare, c'è sempre anche fisicamente bisogno di un minimo di rodaggio. Sì, quindi sicuramente sì. Diciamo che raramente abbiamo visto, non solo da parte di questi due atleti, ma in genere, raramente si sono viste quarte partite spettacolari. Diciamo che poi anche qui dalla quinta in poi si comincia... Ingranano e raggiungono il loro livello standard. Il loro livello, difatti la quarta è un po' come la prima, tutti i migliori temono questa partita perché veramente può succedere e tutti i non i migliori sperano di incontrare nella quarta partita i big per poter approfittare magari di qualche, esatto, di qualche piccola defiance. Comunque Mirko ha fatto un foro fino adesso e adesso ecco il secondo proprio in questo momento, quindi ancora diciamo non sta giocando benissimo, non sta giocando benissimo. E sì, effettivamente, leggendo anche la chat, c'è chi come Mi fa notare che sta giocando non bene per il suo livello, ecco. Adesso si appresta probabilmente all'accosto. Sì, cerca di chiudere il gioco, perché la boccia di Cesini è appena lunga rispetto al pallino, quindi probabilmente c'è la possibilità d'appoggio. Sì, anche sotto tavola cercherà di l'appoggio per mettere in difficoltà Cesini o comunque per tamponare il gioco, perché insomma il punteggio è di 5-3, quindi non c'è nulla di compromesso. Poi parliamo di campioni e l'uno e l'altro in grado di ribaltare in ogni momento il punteggio, anche partite magari sulla carta perse. Però ho visto anche da questa boccia, ma l'avevo visto anche in precedenza, che su quel lato hanno giocato praticamente sempre lì. La boccia tende pure ad entrare in primo momento, dopo che l'hanno fatta montare tende ad uscire, poi però non si riesce più a controllare l'arcata e a volte la boccia viene richiamata verso la tavola, come in questo caso sembrava giocata, andasse veramente ad appoggiarsi con precisione. Questo appunto conferma che le corsie per il punto non sono assolutamente semplici. Sembra tirata bene pure questa, però a questo punto finché non arrivano non mi pronuncio, perché non si può dire niente. Sì, vedo, perché poi ci sono dei punti in cui mi sembra che le bocce riprendano velocità. Sì, adesso esatto, vediamo Marco. Vedo Marco di si stringe alla tavola come se volesse scoprirsi la boccia, anche se secondo me il gioco sarebbe stato di tirare a pallino. C'è
Franco B35 dalla chat che ti fa una domanda, Dino, ti dice: secondo te dove scende il campo? Come lo vedi? Perché sinceramente non mi sembra che abbia una pendenza accentuata. Finora hanno giocato praticamente sempre su quella tavola lì, quindi è anche difficile. Dobbiamo vedere un attimo quando giocheranno al centro, anche perché nell'unica tirata che hanno giocato al centro, cioè all'acchitto, ho visto le bocce di Marco 60-70 da un lato, la boccia di Mirko dall'altra, quindi insomma sembra anche quasi come, che ci sia una schiena in mezzo, è obiettivamente difficile, perché vorrei precisare che noi stiamo guardando dal monitor, così come loro, quindi non abbiamo la visione diretta del campo, dove magari sarebbe più semplice poter capire certe situazioni. Magari poi approfitto per andare al bar, Davis, do un'occhiata al campo, così perfetto. Ma lo faccio solo per dare una risposta all'amico che ci ha scritto in chat, per carità, non per altro. Infatti anche dalla chat fanno notare che dice che secondo lui c'è una schiena in mezzo, così sembrerebbe, è una delle cose più probabili, così sembrerebbe, ecco, ripeto, vediamo, con il beneficio del dubbio, perché stiamo seguendo il monitor e non i campi direttamente. Vediamo. Io vado un Mirko po' Savoretti ha preso il punto con la sua ultima boccia, quindi ora ha una boccia a disposizione Cesini, che non tira, è sotto scarico e quindi anche lui fa montare. Probabilmente ha scelto di farla montare molto prima. Vediamo un attimo non è stata una scelta tecnica, ovvero se è stata una scelta tecnica è stato un errore, perché probabilmente anche Marco pensava che poi la boccia rientrasse verso la tavola, ma così non è stato, era aperto verso il centro. Era anche corta, quindi. Ma probabilmente così facendo adesso hanno scoperto una strada per andare bene al centro. Vediamo che Mirko sembra che abbia tirato sulla metà campo, insomma, metà, 4-5 il punteggio per Savoretti. No, 4 Savoretti, 5 Cesini. 5 Cesini? Sì, 5 Cesini. Era 5-3. 5-3, adesso sono 4-5. Però vedo che Mirko non cerca archi strani sull'età. Ecco, adesso possiamo dire che la tirata sulla sinistra e la boccia sta che adesso possiamo calando. Dire che su quel tratto sicuramente va verso la tavola diciamo esterna. La tavola esterna del campo, del primo campo, giusto? Campo numero 1. Campo o 4. Il numero e comunque del campo più esterno. Vediamo, campo è il campo 1, sì, quindi lì abbiamo potuto vedere questa situazione. Ora ecco, questo potrebbe essere uno dei fili conduttori della partita, sì. Io credo. Se Mirko Savoretti riesce a costringere Marco Cesini a una bocciata continua, non una bocciata, questo può fare la differenza, sì. Così come finora, nonostante i due lisci che tu hai sottolineato di Mirko Savoretti, ma in realtà la differenza l'ha fatta le bocce non strettissime di Marco Cesini, che non sono state poi tolte da Mirko. Da Mirko, esatto, quindi adesso è l'occasione per vedere anche il fondo come va il gioco al fondo del campo. Mirko, molto difficile, in effetti sembra che tira la sua corta. Altra, vediamo un attimo se ecco, queste sono le bocce che fanno poi la differenza alla fine della partita. In effetti parlando proprio con Silvano Girolimini questa mattina, mi diceva che all'asse di fondo il gioco risulta essere molto difficoltoso, appunto per la presenza di avvallamenti che non ti permette di capire la forza che devi dosare, la giusta forza. Magari dare un po' di più o un po' di meno, perché quel po' di più ti può mandare la boccia a tavola, quel po' di meno ti può far rimanere la boccia addirittura anche 1,5 metri, 2 metri corta. Certo. E mi faceva osservare appunto che se hai una boccia entro l'acchitto, quindi una boccia che è possibile bocciare, la tua boccia corta, quello è il gioco da fare e vedere, ecco, certo. Un po' sperare anche nella fortuna per un rimpallo favorevole, perché diventa molto molto difficile. Boccia 70-80 a fondo tavola sono molto buone. Sì, ma difatti ho visto già
E adesso abbiamo la quasi certezza che il campo, tira. anche nella bocciata, Sì. tira dall'altra parte. Te lo dico perché ho avuto modo di vedere qualche tiro in mattinata e ho avuto questa sensazione sempre del liscio Verso sulla la parte tavola. esterna. Quindi io credo che sia, insomma, sia Questo è un tiro una che costante di questi campi. era partito bene con la prima boccia messa vicino al pallino da Savoretti, un liscio subito di Cesini e adesso si è ribaltata completamente la situazione. Sì, si è ribaltata perché con quella la bocciata alla corta in effetti non ha fatto. Oh, Vedi? sbaglia anche tanto Sì, poi. perché probabilmente anche lui cerca ancora il fatto di che la boccia rientra verso il centro del campo. Nella bocciata Invece, invece succede esattamente il contrario. addirittura due bocce Sì, su in sì. mano per Marco Cesini. Vediamo proprio come lascia la boccia, le lasciano tutte verso il centro del Sì, campo vedi, e la boccia sì, cala poi. va sulla destra e ha tirato un'ottima boccia. Però come Ah, vediamo sì, ha addirittura preso velocità. c'è una discesa, abbiamo visto, c'è una discesa. Ecco, uno dei motivi, probabilmente loro già conoscono Le le corsie. corsie, sì, e difatti non hanno, anche Mirko non ha provato per niente ad andare sul punto, anche se devo dire sinceramente che in quella condizione, io fossi stato al posto di Mirko e con le capacità di Mirko, chiaramente, avrei provato a bocciare, avendo il vantaggio di Guarda bocce, Dino doveva finire sì. questa boccia E addirittura. quindi è proprio quello che abbiamo Una detto, c'è schiena. una schiena in mezzo al campo che poi porta le bocce verso l'esterno. Dicevo che Mirko col vantaggio di bocce e con le sue capacità poteva, perché no, anche provare a tirare bo la boccia del punto, perché, Subito. sì, perché era una situazione tale per cui secondo me colpendola sulla parte destra avrebbe fatto il punto con la sua e la boccia colpita non avrebbe scaricato il pallino che stava a tavola. E Certo. invece colpendola alla parte sinistra poteva portare il pallino, allora sì, con la sua Con la d'altra sua parte. Però voglio direttamente. dire, abbiamo visto la boccia che si è appoggiata giù, appena verso l'esterno, fosse andata verso l'interno avrebbe fatto un ottimo gioco e tutti avremmo detto che bel Che è gioco, no? stato, Se si... esatto. Ecco, C'è quindi anche da questa dire che ha situazione. fatto due lisci su un Certo, bersaglio. certo, Lui certo. ha tirato giustamente la sua, perché colpendo Sì. la sua faceva gioco. Quindi. Adesso possiamo ancora, è un'altra occasione per capire veramente le difficoltà di questi campi, perché è una situazione per la quale su normalissimi campi del colorificio adriatico, cioè senza avvallamenti, è abbastanza semplice, Sì. diciamo, è la classica boccia che ti permette di scavalcarla verso la tavola e poi poter rientrare. Quindi Sì, ma vediamo proprio che tra le... Sì, è arriva. arrivata, Sembrava corta. Ma la difficoltà veramente, oltre a questa pendenza, che insomma avranno ormai capito, è proprio questa di regolare la forza con questi Questi avallamenti, questi avvallamenti, sì. sì. Quindi dobbiamo anche pensare che ben difficilmente oggi vedremo delle giocate al punto molto strette, insomma, credo si giocherà forse di più, Sicuramente. la gara si deciderà di più sulle bocciate. Dalla chat approfitto, rispondo l'amico Sauro Petrelli che cogliamo l'occasione di salutare, ci chiede quant'è il punteggio tra Renzi e Del Gatto e un attimo sembrava che avessimo visto il 6 pari, in effetti il registro ci conferma che il punteggio Quindi tra Del Renzi e Gatto ha Del recuperato dal Gatto, 5 all'1. sì, dal 5-1, da un parziale di 5-1 Del Gatto si è portato sul 6 pari con Renzi. E a livello di pubblico, rispondendo all'amico Sambuchetto78, che è Francesco, che salutiamo, diciamo c'è una buona affluenza di pubblico, considerato anche che qui fa caldo, fa veramente caldo, è una giornata tipicamente estiva da mare, quindi va anche detta questa cosa. Vediamo, ecco che È andato in Mirko, è andato in boccia e ha dato il secondo a punto Cesini. a Cesini, sì. Probabilmente tirerà questo secondo punto per cercare Di di scaricare rimpallare, sì, rimpallare l'altra. o il pallino addirittura. Comunque, una fase di gioco
decisiva. Adesso vediamo come Sì, imposterà questa questo potrebbe boccia. essere veramente, potrebbe essere un tiro decisivo perché qualora Mirko perdesse un numero di punti considerevole, insomma, la partita Prende una certa prende piega. una piega, certo, prende una piega. Ricordiamo che Cesini conduce 6-4, mi sembra. Sì. Quindi deve veramente cercare la. Decide di accostare probabilmente perché ha visto che c'è lo spazio per incastrare la boccia, perché effettivamente se fa il punto va ad incastrarsi ma la sbaglia. No, sì, l'ha sbagliata. Si era avuto subito la sensazione dalla reazione che Sì. aveva avuto appena lasciata di questo di errore. Probabilmente, anche se non vediamo la corsia a fianco, non escludo che possa essere stato infastidito da una bocciata Dall'altra che arrivava dalla parte parte. opposta. Sì, ho avuto questa sensazione, però magari mi sbaglio. Tenta il Il pallino. pallino quindi significa che lo vede, non avevo avuto Non è questa sensazione. Sì, giusto, giusto, giusto. sì, giusto lì in mezzo e a questo punto credo lo debba prendere proprio pieno per poter fare gioco. E questo era il gioco Che forse doveva che tentare doveva con la terza tentare, anche boccia. se è troppo Sì, facile adesso dire, parlando col però senno del sì, poi. però questo avrebbe consentito quantomeno di limitare i danni. E Portar ora via. veramente è Sono una. due punti a terra, 6-4, due bocce sulle mani. Sì, veramente, veramente C'è Marco spazio per prendere. rischia nulla in No. questo tiro perché probabilmente Può tirare anche è sotto punto anche l'asse. sulla tavola, sì. Sì, rispondendo a Raffa 74, Mirko Savoretti sta perdendo 6-4 da Marco Cesini e adesso Marco Cesini ha due punti a terra, due bocce da giocare e uno spazio intorno ai 60 centimetri circa per mettere altri due punti. La prima corta. Sì, ma difatti questa boccia è sintomatica Sì. veramente per far capire le difficoltà del campo a questo punto. Perché E la seconda di Mirko era giusta di forza, ma Ed gli è scesa leggermente troppo, e anziché andare appoggiarsi sulla sua, che pure era appena laterale a quella di Marco, è andata ad è rimasta. appoggiarsi E su quella di Marco. E lì è stato questa sembra veramente. lunga e in effetti Quindi se ne va. vediamo. Vabbè, diciamo che Mirko ha limitato non per suo merito. No, per demerito Ha limitato i dell'avversario. danni, quindi sull'8-4 la partita è ancora, credo, insomma, voglio dire, certo, un buon vantaggio per Marco Cesini, ma c'è tutta la possibilità di Di recuperare. recuperare, certo. Basta un tiro, due bocce sbagliate in un tiro e mi Eh sì. sembra di aver capito che qui è possibile che Sì. accada anche a giocatori del loro calibro. Tanto Marco Adesso Cesini ha hanno cambiato cambiato sponda. sponda, sì. Probabilmente Marco Dici si è che accorto che nonostante il punteggio anche lui è non in giocava difficoltà su bene. quel lato. E vediamo, insomma, Continua. confermiamo ancora una volta perché Sembra insomma, più di nel 80. rapporto, assolutamente sì. Addirittura credo che sfiori il metro la Sì. distanza, fatti i rapporti tra. Solita concentrazione Sì, di vediamo se Mirko. Mirko incrocia per passare sotto la tavola o se. Sì, La tira tra boccia e tavola. credo l'abbia incrociata per sfruttare la pendenza della tavola. Passa, fa il Sì, punto. passa. Credo neanche di molto poi alla No, fine, una comunque boccia. c'è sempre 70 uno quasi. spazio più che sufficiente per. E Qua quindi riconferma che. ti sembra, Dino, che la tavola tiri verso l'esterno, questa. Quindi Questa può darsi che sì, credo che. Vediamo un attimo. Forse questa boccia di possa andare Marco anche possiamo. coperta. Eccola. Sì, allora, Eccola. questa tavola è completamente diversa rispetto Dall'altra. all'altra, sì. Però uscita si dovrebbe vedere dalla parte opposta, in effetti, sì, E tutta libera. questo. Credo che a questo punto Mirko sia anche condizionato dal fatto che ha fatto una serie di bocce lunghe. No, credo che non sia. Non è in giornata, sembrerebbe. Sì.
perché credo che questa boccia veramente presentasse pochissima difficoltà. Se non quella di incrociare il campo, ma non possiamo considerarla difficoltà per questi livelli. Credo proprio di no. Adesso credo che si debba tenere un po' più sul pallino, però anche se rimane sotto la pancia della boccia non è facile. Sì, ma il pallino credo veramente possa fare poco gioco, sì. Perché difficilmente può uscire fuori, o almeno. Ecco. Guarda, forse è andata meno peggio di come potesse. Poteva. Però rimane, la boccia si alza molto dalla tavola di fondo. Vediamo che gioco sceglie Marco, perché se ci sono queste difficoltà no, decide di andare a punto, anche perché è sul lato della tavola che tutto sommato tiene la boccia. C'è il canale. Sembra tirata bene. Adesso copre la traiettoria della boccia Cesini, ma sembra buona. Se si ferma sulla tavola addirittura, c'è arrivata giusto e vediamo che Marco prende un attimo di tempo, si ferma e chiede di visionare il gioco. È salito per verificare il gioco, non tanto per decidere che tattica scegliere, come impostare questa boccia, credo quanto più per rifiatare un pochino, cercare di riprendere la concentrazione, perché sbagliare una boccia così veramente grave, e ha perso un'occasione per tenere il sovrappalla e la possibilità poi di raccogliere anche questo tiro. Sta guardando la sua boccia corta, la prima che aveva tirato, che aveva impostato sull'asse di sinistra. E non so quanto sia gioco, perché vicino c'è quella di Savoretti. E decide infatti di tirare la sua corta. Si imposta. Addirittura la liscia, un tiro quasi disastroso, praticamente una boccia indovinata da Marco Cesini, una indovinata da Mirko Savoretti che aveva colpito, e adesso la possibilità di mettere giù due punti. Sì, addirittura Marco Cesini non fa nemmeno tirare la boccia, da due punti, e punteggio aggiornato 8-6 per Cesini, un tiro direi disastroso per entrambi. E anche questa volta si è ribaltata una situazione che inizialmente sembrava andasse a favore di un giocatore, e si è completamente ribaltata per degli errori anche abbastanza grossolani in questo caso da parte di Cesini. Intanto l'altro campo stanno 10-6, non sappiamo però per chi. Intanto io ho un po' di notizie da un'altra gara. Sì. In particolare per quanto riguarda la gara nazionale di ieri sera in Emilia-Romagna, comunque credo, adesso non so qual è la località precisa dove si giocava, comunque è stata vinta da Manuelli e Formicone, mentre invece oggi tra i finalisti ci sta lo stesso Formicone, Signorini e Nanni. La notizia che ho è che Formicone ha appena battuto alla quarta Bagnoli, quindi cerchiamo di tenere aggiornati anche sulle altre gare, soprattutto in funzione della classifica FIB, in quanto oggi qui tra i primissimi della classifica giocano appunto Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola, che attualmente è primo in classifica, mentre Nanni, Signorini e Formicone, che sono gli altri che completano i primi 5 posti, giocano nell'altra gara Emilia-Romagna. Quindi se volessimo provare a fare un aggiornamento così parziale della classifica, dobbiamo dire che a questo momento i primi 5 stanno tutti nelle stesse situazioni, avendo
avendo vinto ciascuno quattro partite, che siano spareggio o quarta partita, così come Signorini, e quindi fino a questo momento la classifica è assolutamente invariata rispetto a quello che, a come si presentava ieri. Naturalmente a questo punto della stagione, gli atleti primi in classifica tengono molto a questa per diversi motivi, ma soprattutto perché la vittoria della classifica è un motivo di orgoglio veramente per ciascuno di essi e che resta nel tempo, e tutti tengono particolarmente alla vittoria della classifica. Oggi i punti ancora disponibili sono grosso modo all'incirca tra i 24 e i 25, cioè le gare che si stanno svolgendo oggi, che assegneranno 7-8 punti, poi il prossimo Grand Prix, che assegnerà 5 punti e dal primo e poi a scendere, e poi ancora un'altra gara del circuito che si disputa il 24 di giugno, e infine a cavallo tra il 29 e 30 giugno e il 1 luglio ci saranno i campionati italiani, così, che erano prima di A1, ma oggi cosiddetti assoluti, che vedranno in campo tutti gli atleti di A1, ovvero con l'inserimento di atleti di A, nel caso di assenza per giustificati motivi degli atleti o per scelta degli atleti di A1. Quindi queste sono le competizioni rimaste ancora da qui alla fine del periodo valido per la classifica, e su queste si andrà ad assegnare la vittoria della classifica FIB, che ripeto a oggi vede in testa Giuliano Di Nicola, seguito a 9 punti di distacco da Paolo Signorini, e poi Alfonso Nanni terzo in classifica, e Mirko Savoretti 2 punti dietro ad Alfonso Nanni, e poi Gianluca Formicone, credo a una decina di punti di distacco da Savoretti. Mentre torniamo alla partita, vediamo che Marco Cesini ha colpito il pallino con l'ultima boccia, e l'ha colpito benissimo, e il pallino poteva andare addirittura in mezzo alle quattro bocce di Marco Cesini, ma una boccia di Marco l'ha stoppato, e quindi probabilmente andiamo a vedere se i punti sono 1 e 2, e comunque ha una boccia, ancora una boccia Mirko Savoretti. E continuo ad avere l'impressione che questa durezza eccessiva dei campi, che rischia di provocare magari la fuoriuscita di qualche boccia del pallino anche nelle corsie, che va in madre alle corsie laterali, credo che stia condizionando in maniera probabilmente anche eccessiva Mirko Savoretti, perché vedo continuamente dalle inquadrature che probabilmente è più concentrato sulle possibili fuoriuscite di bocce dal campo a fianco, dal campo 2, rispetto magari a quella che deve essere la sua concentrazione per la partita che sta giocando. E approfitto per mandare un saluto e per rinnovare gli auguri a Sebastiano Barbieri, al mitico Seba, gli auguri per la nascita della figlia, e i ringraziamenti per il messaggio che ci ha inviato, intanto dicendoci che ci sta seguendo, e la cosa ci fa molto piacere, e io spero che, insomma, di riaverlo presto a questi microfoni, magari al posto nostro, perché può commentare sicuramente con maggiore competenza quello che si svolge nei campi di gioco. Quindi vediamo la bocciata riuscita di Mirko Savoretti, che comunque non è riuscito a riprendere a togliere il punto, e quindi è ancora un punto aggiudicato a Marco Cesini, che a questo punto si porta sul 9-6, credo. Stiamo aspettando un aggiornamento dagli altri campi, Gianfranco, perché se pur avendo i punteggi non sappiamo in realtà per chi sono da attribuire questi punteggi. rispondo all'amico Gianfranco Marigioli, che salutiamo nella chat. Se aspetti 2 minuti, siamo andati a verificare il punteggio degli altri campi, come Dino accennava.
Nel campo 2 intanto il primo aggiornamento del Gatto Valerio supera Renzi Simone. Nel campo 3 Patregnani su Girolimini 4-0. Vedi Davis, è proprio una fase di gioco in cui quello che succede sul campo a fianco sta condizionando lo svolgimento della... Anzi, 6 a 9. Addirittura due campi in là, una bocciata di due campi in là. È arrivata sul campo di sì. Cesini e Savoretti addirittura. Allora Marco ha impostato una buona prima boccia, Savoretti ha colpito. Di nuovo l'accosto Cesini che dai gesti sembra sia molto lunga. In effetti è molto molto lunga, sbaglia questa boccia. Questo Savoretti ha comunque molto campo a disposizione. E altro aggiornamento, al campo 3 vince Foglia Alessio su Scotoni e al campo 4 vince Brutti su Cappellacci e questo è un risultato, non dico sorpresa perché conosciamo il livello di Luca Brutti che è un buonissimo giocatore, però Andrea Cappellacci categoria 1 in forma e diciamo che sulla carta ci si aspettava magari che fosse Cappellacci a uscire, però come tutti sappiamo le bocce è una partita dove arrivati a questi livelli diciamo tutti possono giocarsela con tutti. Quindi già negli 8 Brutti Luca della Spolettina, Foglia Alessio di San Bucheto, del Gatto Valerio della Fermana. Guarda Davis, stiamo vedendo cose indicibili adesso su questo campo. Adesso quando escono li piglieremo tutte e due per le orecchie perché questi punti non sono giustificati neanche dai... È incredibile. Ecco, evidentemente è proprio il fatto della quarta partita, il condizionamento della quarta partita perché insomma, stanno giocando a distanze... alle mie distanze stanno alle giocando tue, sì, anche alle mie distanze, alle mie distanze. Cioè, alle nostre distanze. Il regista puntualmente ci fa notare che quello non è il suo livello, non so se intendeva che il suo è peggiore o meno. Ho visto di sfuggita sul campo a fianco, è entrato in campo Giuliano con Dari. Altra bella partita sulla carta, sì, due sì, giocatori sì. Di ottima fattura. Savoretti ha due bocce in mano, la possibilità di mettere a terra due punti. Non passa. Incredibile. Rischia il nullo. Ci fa notare che Marco Cesini nel frattempo è andato in bagno, quindi se ci fosse un vantaggio... No, è tutto regolare, quindi ecco, l'arbitro doveva attendere il ritorno di Cesini. E adesso il punto è coperto, è buono. Però io credo che a questo punto sia stato proprio un errore di Mirko Grosso, perché abbiamo visto che su quella tavola non ci sono gli stessi problemi dell'altra quindi evidentemente ha proprio lasciato la boccia senza forzare verso la tavola. Vediamo questa bucciata di volo. Sono le cose che... Capita a chi gioca. E... Anche a loro. Sì, per fortuna. Oh, bellissima bocciata. Oh, questo... E poi, abbiamo visto un numero degno... Non ho fatto in tempo a dire, lo stavo dicendo, ma non mi ha fatto fare in tempo a dire, che non è certo una partita giocata così che ci può far pentire delle sette che abbiamo fatto. E lui non me l'ha fatto dire, ha fatto... Ti ha subito... Mi ha subito fatto capire confermato. Perché non dovevamo...
Assolutamente, sono due punti la partita. Mentre è passato un giocatore ormai imbattuto, signor Benedetti, venga, venga. Il In giocatore arte ormai, Mimì, in arte Mimì. il grande Emiliano, credo imbattuto da quante partite, Emiliano? Sabato e domenica scorsa, quante ne hai fatte? 5 più. 5, 6, 11 e 3, 14. Quindi Emiliano imbattuto da 14 partite e fra poco scenderà in campo Speriamo che continuiamo. per giocare la quindicesima. Quindi Emiliano, non ti vogliamo preoccupare, ma stiamo vedendo. Si sta Già ho giocando capito. abbastanza male. So che sappiamo che tu hai le risorse per fare in modo che insomma anche di addomesticare i campi. Non è un problema dei campi, probabilmente potrebbe anche essere caldo, fa tanto caldo, sono i primi caldi. I campi, se, non so, per carità, appunto, non so, stupendi, però non manca a giocare così, insomma. Vuol dire che è qualcosa che c'hanno pure loro, insomma. Noi abbiamo Ormai ipotizzato che abbiamo. ricominciare la quarta partita può creare Manca la digestione, può digestione, essere sì. i primi caldi, o fa 30 gradi, magari fino adesso non ha fatto queste temperature qui dentro, veramente manca l'aria, manca, quindi. Allora li giustifichiamo questi due. Può succedere, ho fatto pure di peggio, io ho fatto. Vabbè, allora abbiamo una conferma Grazie Emiliano. che è accettabile. Grazie a Emiliano, gli facciamo in bocca al lupo, ma anche al suo avversario, quindi vediamo un attimo chi è l'avversario di Emiliano. È Porrozzi. È Porrozzi. E quindi anche qui nulla di scontato perché assolutamente Dino, io credo che. c'è Raffaella sulla chat che è preoccupata perché non vede. Non Ah, vede e ecco. dice addirittura mi state facendo preoccupare, quindi non Però vorremmo. possiamo dire a Raffaella che lei non si deve preoccupare di nulla, perché se non siamo preoccupati, parliamo di bocce, non è Esatto. preoccupato chi delle bocce, cioè noi, dovrebbe preoccuparsi, quindi non siamo assolutamente preoccupati perché immodestamente comprendiamo le bocce, Assolutamente sì. quindi crediamo Assolutamente. che tutto sia possibile nella. Raffaella, non ti preoccupare perché nonostante stia giocando male sia Mirko che Marco, il punteggio è 8-9, Quindi quindi sì, è ancora in partita tutto in. e questi sono i fatti, i sintomi positivi, cioè dove si vede il valore del campione, non quando gioca bene e va tutto bene, lì insomma voglio La dire capacità di è non facile, mollare anche esatto, la quando. capacità di non mollare, la capacità di insistere nelle difficoltà, quando sta in difficoltà, quando non colpisce, quando la boccia non va vicina, trovare il rimedio per. Il bandolo della matassa che in quel Esatto, e poi momento insomma voglio si è dire perso, ma. che comunque poi al di là del risultato finale è provarci, è quello Sì. E che conta, insomma. che contraddistingue un campione da un Sì, poi giocatore. sappiamo benissimo che magari sono campi non semplicissimi, per carità, saranno ottimi campi, magari non semplicissimi sul punto. Si comincia a creare qualche problema anche di ordine psicologico sul fatto delle difficoltà, magari poi viene ampliato. Sei condizionato. Sì, ma magari viene ampliato proprio dal fatto che loro sono dei campionissimi non abituati a giocare magari a distanze così come facciamo noi, dai, Sì, insomma, è il ecco. nostro livello. In Cioè, effetti, se noi la mettiamo a 1,5 m non ci preoccupiamo, assolutamente è no. normale, tiriamo l'altra sperando Che vada un che po' meglio. va un po' meglio, C'è però. stato anche uno scambio di battute con un sorriso da parte di Mirko Savoretti con Marco Cesini, è stato un attimo, abbiamo visto Sì, l'inquadratura, certo. proprio perché probabilmente commentavano il loro livello e cercavano anche di sdrammatizzare un pochino Certo, perché, ma come è giusto che sia, insomma, certo. perché alla fine dobbiamo ricondurre tutto a quello che è, Sì. insomma, un importantissimo incontro, ma di una gara di bocce. Esatto, per giunta tra amici, Sì, perché sono due certo, questo persone. è fondamentale. Vediamo. Una battuta dalla chat di Francesco Sambuchetto dice: suggerisce un monopattino per Emiliani che arbitra. In effetti, lo vediamo. Vediamo di fornirglielo non Sì, appena. Sì. appena sì.
Adesso veramente questa boccia è fondamentale perché intanto è È l'ultima. importantissimo per Mirko giocare, prendere il punto e sperare che poi Marco magari sbagli qualcosa perché rischia di perdere anche, sì, ha giocato, Addirittura. ha fatto un bersaglio. A questo punto credo per come si è posizionata la boccia la vedo abbastanza difficile, insomma, per Marco fare partita perché non credo che pur colpendo a sinistra la sua boccia possa rientrare Fino a quel fino a punto. quel punto, però Può tutto dipende rientrare. da come colpisce, anche se qua. Potrebbe, infatti, potrebbe rientrare Sì. a secondo di quanta boccia colpisce. È vero pure che invece qualora Marco dovesse spaccare in mezzo al bersaglio, il pallino potrebbe risalire in mezzo alle Alle bocce di bocce di Mirko Sauretti. e allora sì, Marco potrebbe andare magari, non dico in grande difficoltà, ma rischiare di non raccogliere in una tirata che sembrava insomma favorevolissima per lui. Però insomma stiamo un Cerco. attimo a vedere. Se riesce a colpire mezza boccia a sinistra ha buone possibilità di fare partita. Conoscendo un po' Marco, cerco di prevedere la bocciata. Credo che la porterà molto avanti, proprio per evitare di colpire il pallino. Sì, credo anche la posizione che ha assunto, cioè non Dall'angolo sinistro. dall'angolo, credo che possa fare quello che hai detto tu. No, invece Beh, una raffata è comunque la e tirata da comunque era una boccia sulla sinistra. tirata col cervello, Sì. non era una boccia qualsiasi, No. ecco, era tirata col cervello. Adesso Devi fare la deve stessa stare raffata. attento, è vero pure che. Ecco, probabilmente Meno boccia. decide di non tirare, ma è vero pure che se riuscisse a fare ancora lo stesso tiro potrebbe giocare per due e con un po' di Di fortuna, fortuna. perché no? E difatti secondo me ci prova, Sì. secondo me la tirerà alla stessa maniera, cioè cercando Di un prenderla quella mezza boccia, porzione un quarto di e si boccia, sposta. ma se si sposta, vediamo un attimo, vediamo come va a finire, però quel tratto di campo non so Non se lo so, gli infatti. consentirà addirittura Tira tira un po' più piano. rallentato. Sì, Sbaglia ma molto. e difatti va sulla parte sinistra. Beh, credo che a questo punto sono sul 9 pari, se non sbaglio. E Mirko cambia completamente gioco. E Mirko imposta il gioco, secondo me, corto centrale. Almeno quello che ho potuto vedere da come ha tirato il pallino. Sì, non cortissimo, ma comunque una zona abbastanza centrale e dovrebbe essere la stessa zona dove uno dei primi tiri Mirko ha giocato molto bene la prima, ecco sì, leggermente sulla sinistra per poi farla scendere a destra, nel tiro dove c'è stato dapprima il liscio, ma stavolta non riesce a giocare la stessa boccia. Sì, devo dire, insomma, sono abbastanza condizionati negativamente da questi campi. È chiaro che in una situazione del genere adesso Mirko deve giocare per limitare i danni, per fare tirare, per cercare di perdere meno punti E possibile. perdere un punto solo, quindi limitare effettivamente i danni, Sì. come dici tu. Anche perché quella boccia, la prima boccia che ha tirato, non è No, difendibile, secondo me è c'è molto difendibile spazio. per perderne uno. Sì. Colpisce bene. Marco in teoria non dovrebbe avere Beh, difficoltà a stavolta credo toglierlo. proprio di no, insomma, voglio dire, no, Speriamo no, che. non ci potrà smentire Marco perché a distanza della boccia di Mirko è veramente, io credo, oltre il Notevole, metro, sì. sì. Fra l'altro decentrata e senza nessun tipo di. Infatti, Molto oltre il sì. metro, considerando che stiamo tra le due righe, sono due Stiamo metri, sì. su 1,20 m più o meno. 1,20 m laterale, insomma, non ha veramente il minimo di possibilità. Adesso Mirko. Credo questa scelta di gioco sia un errore. Adesso potrà Tu non la fare tiri. il punto, potrà Tireresti fare. la boccia. Io tirerei, sì, tirerei perché che cosa può aspettarsi da una boccia giocata a punto? Questo non è il tiro in cui Mirko può aspettarsi di raccogliere. Adesso lui ha giocato finora malissimo, appunto.
e quindi significa un po' sfidare la sorte, Forzare il perché gioco? sì, perché ecco, magari adesso vengo Fai il punto. smentito subito, ma non, è comunque un errore averla tirata sul piatto. Però, Dino, adesso guardando anche com'è la posizione delle bocce, ci può essere anche lo scarico sulla Sì, boccia di Cesini. ma Però io devi facevo un discorso a sperare, monte sì, che infatti, non possiamo fare il discorso ora che è che andata lì. speri che... Allora lo scarico Bravo Marco che colpisce pulito. era improbabile, tra Sì. l'altro, nel senso che a scaricare solo Solo con la se sua di destra, ma colpisce. senza alzarla. E se non l'avesse fatto, avrebbe dovuto giocare, non si sa bene l'ultima Per non perdere come, per partita non poi. perdere, ma poi dipende sempre da Marco perché aveva due Due bocce per bocce in poter mano. veramente scegliere qualsiasi tipo di gioco. Però per giocare boccia per boccia Forse era avrebbe meglio dovuto tirare. Ora, togliere insomma, subito la sì, partita, quindi portare assolutamente. via e vedere poi con l'ultima. Assolutamente. Questo per dire che se dovesse verificarsi una situazione analoga in campionato, nel prossimo campionato, in quelle situazioni Savoretti tirerà a boccia e punto. Insomma, ecco. Il CT interverrà. Ma non interverrà Sanno. perché tra persone intelligenti non serve neanche di No, dover intervenire, giusto. perché queste sono cose che non dico si concordano, ma magari non Si riesco a trovare. definiscono da Sì, si subito senza... definiscono da subito, perché poi io credo che se c'è veramente distinzione dei valori devono emergere a lungo termine, non nell'immediato in un tiro, perché probabilmente non c'è necessità di raccogliere per In forza quel in quel momento. momento, ma si cerca di far emergere, Sì, di utilizzare una strategia di gioco, diluire, una tattica. esatto, quindi questo Non credo debba improvvisare. essere, sì, ecco, insomma, ecco, scegliere veramente l'improvvisazione serve secondo me proprio quando non ci, Sei no, no, sì, no, là non, con l'acqua con l'acqua alla alla gola gola e vedi non ci sono alternative. e ti cerchi di inventarti Sì, qualcosa che ora ti faccia sì, uscire. credo perché oltretutto una partita come questa giocata, insomma, voglio dire, credo che non si offenderà Mirko se dico Male. malissimo. Malissimo da Mirko, trovarsi sul 9 pari, va bene, ora sul 19 credo sia da considerare come una grossa fortuna Sì. e non come un incidente di percorso. Esatto. Avere a questo punto ancora la possibilità Giocarsi di la giocarsi la partita. partita, io credo. Adesso la Sì, prima beh, posta è insomma, buona, non, ma è lunga. è lunga, ma non è male in quel punto No. del campo perché ovviamente ne abbiamo viste poche più vicine, diciamo la verità. 35 Sì, sembra. sembra sembrato di capire, sì. Sì, Comunque meno di 40. quindi la boccia è un'ottima Sì. boccia, Se insomma. fosse un campo con una pendenza regolare di un giocatore del suo calibro, ecco, viene punto. Qui È c'è vero l'incognita. pure che la prima boccia, insomma, tirare una boccia lunga sotto tavola con la prima può anche sembrare un controsenso. Sì. Questa è Però corta. ecco qui, vedi, si chiude il gioco. Adesso diventa una boccia difficile anche da tirare. Un appunto sempre sulla chat, sempre su Raffaella che dice non sento, non vedo e questa cosa non mi spiace, dice, Ecco, perché brava. sta soffrendo un po' di meno rispetto alle altre Quindi volte. se non sente è inutile che gli rispondiamo. Infatti, no, pensavo che almeno ci sentisse, invece Va questa volta bene. nemmeno Poi sente. glielo diremo che veramente credo avrebbe sofferto molto, moltissimo in questa Oh, situazione. questa è Sì, tirata molto bene. molto bene. È un peccato per lui che abbia leggermente toccato la boccia corta, altrimenti credo questa volta riusciva a coprire Potrebbe la aver boccia tirata. recuperato sicuramente la prima boccia che ha tirato. E non so se hai notato che la boccia non si è fermata immediatamente, è scesa, cioè si è aggiustata come se fosse in un punto con un avvallamento leggero sulla salitina, è ritornata leggermente indietro. Non Un centimetro, ho fatto caso a ci ho questa fatto cosa. caso e Però io credo, effettivamente... adesso non credo che Marco tirerà.
perché tirare sarebbe probabilmente l'unico modo per rischiare di perdere la La partita partita in per questo Marco. tiro. Quindi ecco, difatti, Infatti. probabilmente proverà a far montare la boccia molto di più per Per poter appoggiarsi. ridiscendere, ma non tanto sulla boccia, ma credo sul pallino, perché montando così. Infatti si è messo sulla metà campo e ha la spinta verso l'asse, l'ha caricata molto. E adesso decidono le bocce. E adesso decidono le bocce, non loro, perché Marco avrebbe potuto C'è un vantaggio di mettere a vantaggio per posto mettere a l'ultima posto la boccia più l'ultima corta, perché boccia, sì. E l'altra non va a credo che posto. Mirko sceglierà di. Ah, Non lo so. bisogna vedere se quella boccia, se quella coppia di bocce va a caricare. No, non car da qui sembra che non carica l'ultima. No. Quindi probabilmente dovrà decidere, non lo so se rimettere a posto, perché ora È Marco ha così un alla gioco, strada. Marco, sì, ma così alla strada, però considera Davis che Marco adesso appoggiandosi alla sua potrebbe riuscire a fare addirittura due o tre Due o tre punti, punti. Sì, quindi a questo punto a Mirko converrebbe tenersi il pallino scoperto e quindi probabilmente lasciar stare così. Vediamo quale sarà la scelta di Mirko. effettivamente così scopre il pallino e gli si apre una possibilità che prima non aveva. Quindi Mirko invece Mette a posto. decide di mettere a posto. Poi Mette a gli posto chiederemo poi quale sarà la. la ragione. Probabilmente può darsi che ha il pallino scoperto Dall'altra dall'altra parte. parte, però considera sempre che il pallino scoperto dall'altra parte significa portare comunque via una boccia di Marco in Sicuramente, che è fondo. Sì. quella davanti, quella più lunga. Non lo so, gli chiederemo quale considerazione ha fatto. Io avrei fatto questa cosa che ho detto perché in ogni caso, ecco, adesso guarda, ha avuto la fortuna Mirko e la sfortuna Marco Cesini. di non appoggiarsi a quella boccia, altrimenti sarebbe stata proprio la situazione che avevamo Si appoggiava, andava via la presupposto. bianca e addirittura due o Esatto, tre punti e a terra. Mirko sarebbe rimasto col pallino chiuso. Sì. Invece, lasciando a posto quella boccia, Mirko addirittura aveva la possibilità di tirarsi il pallino per fare anche qualcosa in più di un Di semplice un punto. punto. Naturalmente tirarlo inizialmente per salvarsi, ma poi hai visto mai? Cioè significava, avrebbe significato per. Ecco, e infatti questo avviene molto bene. Fa un punto. Fa un punto, le bocce sono messe. Allora, il pallino sembra che tocchi con la boccia. Adesso non vediamo bene, ma. Se vogliamo parlare di cose semplici, possiamo chiedere a Casturà che cosa faresti tu adesso? Bocceresti, vero? Non ci dire cosa, ti prego, non ci dire cosa. Bocceresti, vero? Boccerebbe, allora anche Casturà boccerebbe. Non gli abbiamo chiesto cosa, per carità di patria, non gli abbiamo chiesto che cosa. Perché anch'io, come un mio amico, sono convinto, ma uno che fa le riprese non può capire nulla di bocce, deve limitarsi a fare le riprese. Di bocce capisce solo chi le mette vicino al pallino. Tu Davis le metti vicino al pallino. Io assolutamente non capisco niente di bocce. E allora fra poco ti toglieremo anche il microfono. Infatti la Ma mia noi vita. cazzeggiamo, scherziamo perché vogliamo Assolutamente. fare qualcosa di diverso rispetto all'ufficialità di Assolutamente. altre situazioni. Noi Cerchiamo anche di sdrammatizzare, di sì, rendere di il gioco drammatizzare, gioco. di divertirci e Sì, divertire di se far. possibile. Certo. E a questo punto io credo dopo chiameremo Fabio Palma per divertirci e divertire. È il massimo. Oh, vediamo come si sviluppa questa giocata. È Vediamo che succede, vediamo che succede. rimasto il Beh, punto di insomma, Mirko. non gli è andata No, malissimo a Mirko, no. non gli è andata malissimo a Mirko. Il gioco gli ha detto Non bene. gli è andata malissimo, perché quel pallino da un'altra parte o quella boccia bianca da un'altra parte avrebbe messo in serissime difficoltà. Adesso la possibilità di. Diciamo che comunque vada a finire, questo è stato un tiro in cui Mirko ha avuto una buona dose di fortuna, una buona dose di fortuna. Incide anche quella. Sì. Poi in un momento importante, 10 a 9, adesso vediamo questo, sbaglia la boccia, si è corta e addirittura sbatte, Ora, molti errori appunto. sì, io credo che veramente non sia nessuno dei due sia al No, massimo della lucidità fra assolutamente le no. altre cose, perché io credo in un tiro che Mirko non conosceva, invece
in realtà c'era una strada, io credo, anche abbastanza semplice sotto la tavola, sì. Sotto la tavola. Quindi Infatti non. evidentemente questo giocare male sta condizionando anche una serie di scelte, sì, di scelte tattiche. Psicologicamente se ne risente. Effettivamente c'era il canale della tavola sinistra, tavola esterna, e invece ha scelto di tirare tutto taglio e la boccia è scesa molto. Tra l'altro tirata anche benino, la boccia tirata Sì, anche la benino. forza sembrava fosse giusta. Questa è una partita adesso sul 10 pari interessantissima, però se io dovessi negarvi che fremo per sapere il risultato della partita tra Giuliano e Dari, quindi 8 a 1 per Di Nicola su Dari, sì. nel campo di fianco a quello dove giocano Cesini e Savoretti. Allora, Marco al tiro, la prima boccia Mirko l'ha impostata buona. Sottomano. E sbaglia. Sì, è inutile dire che noi teniamo particolarmente a questa classifica di Giuliano perché. È il possibile candidato per la vittoria finale. Sì. Diciamo a questo punto, insomma, detto proprio senza. Aspetta, vediamo un attimo questa bocciata di Marco ancora. Stavolta tira sopramano per altro errore. Questo è quello che dicevamo prima, se Mirko veramente avesse Impostato? impostato, ma non era certo una scelta No, non no. andare vicino, per carità. Però ora veramente Marco deve colpire il Colpire? pallino e buttarlo Sì. fuori per sperare di salvarsi. È Infatti che è tira il impossibilissimo, è pallino. impossibilissimo. Perché abbiamo visto. Lo E lo colpisce e lo fa, butta fuori. ottima giocata Lo di butta fuori, Marco. terzo pallino uscito in questa partita. Dicevamo della classifica FIB, credo insomma, che ormai sia un fatto a due, sia ristretto tra Giuliano Di Nicola Signorini. e Paolo Signorini, sì, perché lo svantaggio, credo che Nanni sia a 14 punti di distacco da Giuliano e onestamente recuperare 14 In un punti mese, in un mese, quattro gare sono sì. rimaste. Quattro gare, fra l'altro oggi, seppur Nanni sta facendo risultato su, ma anche Giuliano è in È classifica dentro. qui e quindi ha già conquistato 4 punti, qualora dovesse vincere, come io spero, insomma, senza niente contro Dari, ma è Certo. evidente che la mia. Vediamo che allarga le Sì, braccia. No, diciamo, non è un buon quindi si segno. restringono i margini di recupero perché Certo. diminuiscono i punti. Quindi, e poi Mirko stesso, che ha 2 punti di distacco da Nanni, vale ancora di più il discorso perché ha 16 punti da Giuliano. Sì. Quindi, questa è la situazione. Ritira Savoretti, ha rifatto lo stesso tiro di Sì, ha prima. rifatto lo stesso tiro, ma non Non con la con lo stessa stesso voce. esito, sì, No. non con la stessa situazione. Anche se sì, non è malvagia, Non è non malvagia, è però ora c'è una situazione psicologica in cui credo che in. Marco sia nettamente Sì. avvantaggiato perché aver annullato il tiro dopo Due due lisci. bocce, dopo due lisci. Ma vediamo, La boccia anche in prende questo la caso, parte opposta. sì, credo, Marco credo sia la terza o quarta boccia che vedendo la boccia di Mirko rientrare sulla destra, lui forza un po' Dà troppo troppo, sì. vantaggio e scavalca questa schiena Sì, adesso credo probabile. tiri ancora a pallino. Sì. Ma io insisto a dire che per me il tiro per andare lì c'era, perché hai visto la boccia prima tirata, forzata molto sulla tavola, è risalita fino a quel punto. Colpisce appena appena il Marco pallino. colpisce, ma è ancora in una zona in cui può essere annullato. Fa il punto con la boccia, con la prima boccia che aveva sbagliato, però. Guarda, io credo che se Mirko esce da questa partita comincia a diventare molto Pericoloso. pericoloso. Molto pericoloso perché, insomma, perché Esci. non serve spiegarlo No. perché, non serve spiegarlo. Quando vinci una partita giocando non bene, anzi male, proprio male, poi. Dunque, sta misurando, il punto sta a 7, 4, 5, sta oltre i 2 metri.
e mezzo. Punto di Cesini. Punto di Cesini, sì. Appena passato. Che tutto sommato potrebbe essere anche un fatto, insomma, magari a favore di riuscire, sì, riuscire a coprire il pallino. Per quello che abbiamo visto finora è poco probabile, sì, però sì, hai sì. visto mai, insomma, questi sono campioni mai, che possono sfoderare la boccia decisiva, va a coprire il in pallino. In qualunque momento, sì, abbiamo visto, insomma, questa prestazione, insomma, poco brillante di Savoretti, una bocciata di volo all'ultimo segno con cambio di colore, esatto, che cambio è stato colore, assolutamente punti. Spettacolare. Del resto i numeri ce l'hanno, possono, e non copre. Sì, non copre, gli riscende anche questa, ma quando, non intendevo tirata così quando pensavo a portarla più giù, esatto. Perché l'ha Andava fatta montare troppo tardi per quello che ho potuto vedere io. Sì. È chiaro che è molto più semplice teorizzare da qui Davis piuttosto che andarli a tirare in campo, però noi abbiamo questo ruolo oggi. Esatto, noi stiamo tranquilli, beati, noi abbiamo questo ruolo, quindi oggi la vinceremo sicuro. Io e te la gara, non è a coppia, ma la vinceremo io e te. Assolutamente, è molto facile da questa postazione, sì. E questa boccia di Marco addirittura rischia di non passare. Passa, addirittura passa tra la boccia e la tavola. Beh sì, adesso ce l'ha avuta, adesso ce l'ha avuto Marco questo pizzico di fortuna, dai. Sembra ci sia anche un vantaggio, ma no, non c'è vantaggio. No, sì, c'è, solo ah, che sì. Andrebbe a coprire la boccia. Non lo so se la copre o la scopre. Da parte di là. Perché ora tirare. Ma lascia stare. Sì. Sì, ora Marco è stato abbastanza fortunato. Sì, perché una boccia tirata. Non voleva, credo, passare tra tavola e boccia. No, assolutamente. E se l'avesse presa un po' più piena rischiava addirittura di fare, non fare dico nulla, ma comunque di aver compromettere seriamente la partita. Sì. Sì. Adesso non è semplice fare il punto lì, perché diventa la boccia di Marco è buona. Devo dire che... Una sessantina, 55. Sì, però... Stavolta l'ha fatta montare prima, cioè come dicevamo, l'ha fatta montare prima. E ora, al di là del fatto che ha indovinato la forza e quindi ha fatto il punto, ma era questo probabilmente il tiro giusto, sì, da fare per andare in adesso in Marco posizione. Ci pensa, perché e Marco ora può non può deve, vincere, ma può perdere. Non può vincere, ma può perdere, deve stare attenti a non scaricare la sua, quindi a fare una bocciata perfetta. Ma credo sì, però le possibilità di scaricare la sua siano poche. Sì. Tanto deve colpire. Ha tirato il pallino per mettere pallino a terra partita. Sì. E la sua possibilità invece ha di tirato fare il partita. Pallino, sì. Adesso vediamo sceglie, se si ricorda come ha tirato la prima, quella. Sì, vediamo se la seconda ci è andata per caso o è stata una scelta precisa. La carica come la precedente. E la richiamata all'interno. Rischia di vendere. La richiamata all'interno addirittura un punto solo. 11-10, una partita interminabile. Si è allargato un po' troppo, secondo me. Si è posizionato in una posizione un po' troppo larga. Però... Ma qui è basta... A questione di millimetri, caricarla in più o in meno e... Sì, però lui aveva molto più spazio per farla scendere a sinistra, sì. Se fosse aperta di più non avrebbe rischiato nulla, aveva ancora 50-60 no, spazio alla sinistra, gli serviva di andare lì dietro. 11-10 sono un'ora e 20 abbondante, credo che... Un'ora e... Comunque... È stata una partita giocata al di là dei tempi di gioco, ma è stata una partita giocata punto per punto, con diversi pallini usciti fuori e quindi situazioni complicate che hanno richiesto spesso di... E anche ribaltate. Sì. Non imposta la prima boccia buona. Però siamo al centro, più o meno al centrocampo, più o meno, sì.
boccia di Marco viene bene e non si ferma, viene bene, ha preso velocità. Credo che il punto sia preso. Sì, è preso. Marco allarga le braccia, un gesto come per dire non so più come tirarle, in effetti sono state sbagliate tantissime bocce. Sì, sì. Credo questa è una boccia fondamentale. Questa per Mirko è una boccia fondamentale perché se fa il punto soprattutto se non fa il punto. Se non fa il punto. Sì, ha fatto il punto, ma ora il bersaglio, addirittura il pallino ha camminato. Allora veramente ci sono queste difficoltà che dicevamo, adesso cominciamo un po' a riconsiderare quelli che sono stati i nostri commenti, perché in effetti incide, la corsia ora se Marco porta via Pulito, Mirko è veramente in una situazione complicata. Luca, devi giocare? E ci è venuto a trovare Luca Brutti, che ha vinto la sua quarta partita contro Cappellacci. Luca, guarda, siamo nelle fasi conclusive della partita di Cesini contro Savoretti, sono 11-10 per Cesini. Se vuoi continuare tu un commento proprio veloce, guarda, basta che... Posso permettermi, Davis, di facilitargli il compito. Stiamo vedendo, Luca, fra l'altro Marco adesso ha appena lisciato la boccia del punto, e quindi mentre ho visto di passare Giuliano dall'altra parte, spero buon segno, va bene, non si è capito per chi faccio il tifo, ma non fa niente. Stiamo vedendo Marco e Cesini e Mirko Savoretti di giocare veramente male a punto. Tu hai appena finito di giocare, i campi sono veramente così complicati e difficili come sta apparendo da questa partita, magari è solo questo, o magari sono loro, non so. Qui abbiamo visto che ci sono diversi problemi su questo campo, una serie di avvallamenti, diciamo così, ma nulla di, cioè, nulla che va a discapito della qualità del campo, però probabilmente li ha messi in difficoltà e li ha innervositi. Il tuo campo invece, oppure la tua partita, com'è andata? Io sinceramente ho trovato un campo bello, devo dire, cioè permetteva di tirare tranquillamente in tutte le parti del campo, non c'erano né salite né discese. Ho giocato sul campo opposto, il primo campo, il numero 4, questo penso sia il numero 1 dove stanno giocando loro. Sicuramente credo che sia soltanto, cioè, le caratteristiche di questo campo, perché il mio sinceramente era molto, molto bello, insomma. Okay. E invece rispetto alla tua partita con Cappellacci, come è stato l'andamento? È stata una partita un pochino strana, perché sono partito bene, molto bene, sono andato fino al 10-3, poi ho avuto due tiri in cui la classica frase, si è spenta la luce, verso un tiro 4, poi devo prendere la boccia per partita, non l'ho presa con due bocce, e fortunatamente poi il tiro successivo sono riuscito a chiuderla. Diciamo che non ho giocato proprio al 100%, però fino al 10-3 ho fatto un buon livello, insomma, ecco. Va bene, quindi sì, intanto Savoretti riesce a vincere questa partita e insomma, non ha fatto nulla per vincere, possiamo dire, Davis, non ha fatto nulla per vincere questa partita. È stata molto tirata comunque. È stata per lui una fortuna non aver incontrato me o Davis, perché, però io credo, insomma, a parte considerazioni scherzose, credo pure che quando vi incontrate tra giocatori di così alto livello subentrano anche dei meccanismi psicologici che portano magari proprio perché, sì, conoscendo l'avversario, a non esprimersi al massimo, perché anche per timore di quello che può fare l'avversario. È vero, quello è senz'altro vero, poi conoscendoci un pochino tutti, e poi se ci fai caso, a parte, ecco, questa partita, come dicevi tu, io non è che l'ho seguita tutto, ho seguito gli ultimi tiri, non c'è stato un livello molto molto alto. E molte volte quando si incontrano due calibri buoni, tipo questi due, è sempre una giocata, magari uno sfogo, oppure a decidere molte volte la partita, a parità di condizione. Sì, è vero, insomma, questo abbiamo visto.